Cosa c'entra Gas Gas e le fiabe dei fratelli Grimm con l'alta moda? Lo abbiamo chiesto a Mattia, Antonella e Stefania. Mattia, iniziamo con te. Gas Gas è diventato un gioiello. Esatto, per le nostre collezioni ci siamo sempre ispirati alle favole. La prima collezione è stata appunto The Frog Prince e quindi per la prossima primavera abbiamo scelto di continuare su questa strada e reinterpretare la fiaba di Cenerentola con un personaggio più simpatico che era appunto Gas Gas, facendo diventare un topino che ha animato appunto Bijou e anche poi piccola pelletteria. Antonella, l'idea è un po' quello di tornare a sognare anche con l'alta moda. Esattamente, il nostro è un mondo dove comunque si sogna e soprattutto si crea in un modo totalmente diverso da quello che può essere il mondo della moda in genere. Noi principalmente ci divertiamo nel creare e soprattutto cerchiamo di ironizzare su quello che può essere un possibile sogno. Quindi magari delle nostre borse possono avere dei dettagli come degli slogan molto provocatori, ma comunque ispirandosi appunto al mondo delle favole tradizionale. Stefania, quali sono i materiali che preferite utilizzare? Allora, principalmente per la bigiotteria usiamo l'ottone ottone, che può essere dorato, argentato o fatto in diversi tipi di colori. Però invece le collezioni del passato, anche una dedicata al jeans. Esattamente, un'interpretazione nuova del jeans, che anche negli anni scorsi è stata comunque una forte ispirazione anche per lo stesso Gucci e piuttosto che altri stilisti così grandi. Abbiamo deciso di dare al denim una versione un po' più strong, quindi abbinando magari delle zip in colore dorato per ricreare delle rouge che magari si vedono, non è solito vedersi magari su abiti in seta piuttosto che in crepe, quindi tessuti molto leggeri. Noi abbiamo deciso di interpretarlo appunto in questo modo. Tre menti, tre personalità diverse, ma è facile andare d'accordo fra fashion designer? Sì, alla fine abbiamo tre idee sempre differenti, però tutto sommato riusciamo sempre a trovare un linguaggio comune che ci fa andare d'accordo e alla fine ci fa ottenere questi piccoli risultati che pian piano, insomma, stanno crescendo, ecco. Stefania, Milano è una fonte di ispirazione per voi? Sì, diciamo di sì, nel senso che andare anche soltanto a frequentare determinati locali, frequentare determinata gente, ci può dare quell'ispirazione, quel tocco che ci porta a andare sempre avanti, scoprire nuove cose.